Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Come state? Mi auguro tutto bene. Prima di cominciare, voi lo sapete che ci tengo a ringraziare tutti i vecchi ed i nuovi iscritti. Veramente grazie, grazie di cuore. Ma perché oggi siamo qui? Oggi video casalingo, la mia rubrica Desperate Housewife. E come dico sempre, casalinghe, venite a me. Oggi vi voglio mostrare tutti i prodotti che ho terminato nell'arco di 3 mesi, per quanto riguarda la pulizia della casa e del bucato. I mesi di riferimento sono tutto dicembre, gennaio e febbraio. Io direi di partire subito, fuori piove, quindi io sono felicissima di questo. Primi prodotti che vi faccio vedere sono due detersivi per lavare i piatti. Ho terminato questo di Mauris super concentrato con bicarbonato e menta. Era un formato da 2 litri. Io questi detersivi piatti veramente ve li straconsiglio perché a me piacciono tantissimo. Lavano benissimo i piatti, ha anche un'ottima profumazione di menta e bicarbonato, molto intensa, diciamo, come profumazione. E vi ripeto, pulisce bene i piatti, li sgrassa a fondo anche con acqua fredda, qualora la utilizzaste per sgrassare i piatti, ecco. Funge in ambedue i modi, ecco, quindi stra promosso. Un altro detersivo piatti che vi promuovo è questo qui della Dual Power ed era agli agrumi. Qui dice sgrassa a fondo, elimina odori, 100% brillantezza ed era da 1 litro. Anche questo qui mi è piaciuto davvero tanto. Veramente sgrassa a fondo, elimina odori e mi ci sono trovata veramente bene. Poi sono anche di parte perché la profumazione agli agrumi mi piace tantissimo. Questo è un marchio di cui ho anche altre referenze, diciamo, nelle mie scorte. Poi vi voglio mostrare, sto andando velocissima, si spera, anche perché mi sembra di non avere tanti prodotti. Ma allora, per quanto invece riguarda la pulizia di superfici, ho terminato due prodotti di Mastro Lindo, uno al limone e quindi era un detergente pulito extra brillantezza, questo qui per intenderci. E devo dire che mi piace perché a parte la profumazione, io questo qui l'ho utilizzato soprattutto per i lavelli, per il piano cottura e invece se volevo utilizzare qualcosa insomma di più pulente, mettiamola così, ho utilizzato invece quest'altro con la candeggina. E mi diceva rimuove macchie difficili, igiene, fresco profumo di eucalipto. Buonissimo questo qui. Calcolate che questo qui spesso, oltre ad utilizzarlo per pulire le superfici, l'ho anche utilizzato per smacchiare dei vestiti ed era veramente super efficace. Quindi super top, Mastro Lindo per me. Una garanzia. Forse non vi ho detto che questi prodotti erano ambedue da 500 ml. È un marchio che quando trovo in offerta compro. Come profumatore d'ambiente ho voluto smaltire questo qui che avevo spray. Qui mi dice pausa rilassante, aria di casa di felce azzurra. Questo qui era talco e lavanda, un formato da 250 ml. Io questo profumatore d'ambiente diciamo che ce l'ho da anni. Sono passati più di 6 anni che io ho questo prodotto. L'ho, diciamo, smaltito con difficoltà perché questo profumo di lavanda è veramente molto forte.
È un prodotto che sicuramente vi profuma l'ambiente, ma va dosato perché può prendere alla gola, può pizzicare tanto, ecco, è un po' asfissiante, devo dire. Come prodotto in sé è buono, sicuramente di felce azzurra acquisterò altri spray profumatori, ma o spray profumanti. Ma non alla lavanda, ecco, a me piaceva questo connubio talco lavanda perché veramente speravo fosse una profumazione rilassante, ma non è stato proprio così, ecco. Poi, per quanto riguarda il, diciamo, l'interno del WC, ho utilizzato V5 WC Gel con candeggina, forza attiva fresh, qui mi dice 2 in 1, sbianca a fondo, deterge delicatamente. Questo qui era un formato da 1 litro. Che dire di questo prodotto? Mi ha stupito. Era la prima volta che lo acquistavo, l'avevo preso veramente per un prezzo irrisorio, tipo 1,11 euro, se non mi sbaglio. Che dire, mi è piaciuto, mi è piaciuto, non fa miracoli, però il suo dovere, diciamo, lo fa in maniera delicata, ma lo fa, lo svolge. Infatti lo riprenderò sicuramente. Poi un detersivo sempre che un detergente, anzi, che avevo da tempo nelle scorte è il lavapavimenti Fior di Loto di Mauris, questo formato da 2 litri, veramente sembrava non finire più. Io questo qui l'ho utilizzato solo per lavare i pavimenti, ovviamente con acqua tiepida, lavavo i pavimenti, quindi lo mettevo sia nel secchio per fare una prima passata, ma poi per fare in modo che l'odore si sentisse anche per una giornata, lo andavo anche a gettare sul pavimento per fare l'ultima passata di asciugatura e devo dire che a me è piaciuto. Sinceramente mi è piaciuto, anche perché se lo lasciate solo, diciamo, nel secchio con l'acqua tiepida. Sì, vi pulisce, ecco, non vi aspettate, diciamo, che sgrassi a fondo il pavimento. Ecco perché io poi lo gettavo anche sul pavimento per sentire di più la profumazione. Ovviamente se avete animali in casa vi consiglio, diciamo, dei detergenti o dei lavapavimenti comunque più specifici, ma per uso comune, quotidiano, da tutti i giorni, a me non è dispiaciuto. Diciamo che i detersivi, detergenti, insomma, più prodotti di questo marchio Mauris, io ve li promuovo, cioè io mi ci trovo bene. Quando li trovo in offerta, li acquisto sempre e niente, quindi ve li consiglio. Andiamo avanti. Un prodotto che veramente sono felice di aver provato e acquistato e mi è piaciuto davvero, credetemi davvero tanto, è questo Dash Diamond Bright smacchiatore. Questo qui veramente mi ha stupito, mi piace tanto perché veramente vi smacchia le macchie, ok, scusate il gioco di parole, in breve tempo. Io come vedo che ho una macchia su qualsiasi vestito, abito, capo, quello che sia, subito vado, prima insomma bagno il capo con acqua tiepida e poi vado con lo smacchiatore. Mi aiuto un po', ma a volte anche non mi aiuto, diciamo, nello strofinare la macchia e funziona veramente bene, anche perché qui mi dice bianchi e colorati ed io l'ho provato sia sui bianchi che i colorati. Top, 750 ml di prodotto. Questo qui è un altro prodotto che quando termina io lo vado subito a riacquistare. Qui mi dice azione istantanea, è vero, agente antiodore, è vero, e questa tecnologia Oxyfoam. Non so se sia vera, però devo dire che a me questo prodotto è piaciuto davvero tanto. E se lo trovate ve lo straconsiglio anche perché prezzo pieno
dipende dove l'acquistate, sta sui 3,50, 4 euro, li supera anche, però se va in offerta, insomma, si può acquistare, tutto si può acquistare. Se abbassassero i prezzi, diciamo, sarebbe meglio. Benissimo, strano ma vero, adesso andiamo con tutto il reparto lavatrice. E da cosa voglio parlare? Voglio partire, anzi, intanto dal cura lavatrice. Vi faccio vedere quello che ho utilizzato in questi 3 mesi. Scala, già l'avete visto nel video di 3 mesi fa. Che dire, mi piace tanto, igienizza veramente a fondo la lavatrice, la sentite che è più pulita quando andate ad aprire il cestello. Io questo qui lo utilizzo ovviamente per pulire tutta la lavatrice e poi gli faccio un lavaggio a vuoto a 90 gradi mettendolo nel cestello del detersivo in polvere. Viene una meraviglia. Piccolo prezzo, veramente massima resa. Poi, un'altra cosa che invece utilizzo come anticalcare invece per la lavatrice, ho terminato queste 15 tabs dell'Avvaleno che sono 3 in 1. Qui dice protegge da calcare, sporco e odori. Che dire di queste tabs? Io vi ho sempre sponsorizzate, soprattutto perché se vanno in offerta le trovate ad 1,49 euro. Diciamo che la stessa Tabs spesso la potevo utilizzare anche 2 volte perché non si scioglieva completamente ed era funzionale. Ok, anche se ce l'avevo a metà, io comunque la riutilizzavo e mi accorgo che mi funziona perché mi si prende la lavatrice l'ammorbidente. Io ho questo difetto che se non metto l'anticalcare, l'ammorbidente, la lavatrice non se lo prende. Nonostante io sia accorta, faccia spesso, insomma, curo la lavatrice col cura lavatrice, la pulisco a fondo, ci sto molto attenta, ma l'acqua di Roma è molto calcarea. E poi ho terminato anche diciamo, l'anticalcare in polvere della Calgon. Questi erano sui 500 grammi. Questo mi trovo bene, mi piace. E anche questo lo compro e lo ricompro quando lo trovo in offerta da Mauris, che è l'unico posto, insomma, l'unico negozio dove lo riesco a trovare ad 1,99 euro. Non so se l'avevo già detto. Poi, altro prodotto Mauris, cattura colori, e qui mi dice bianco protetto. Erano 34 panni, assorbi colori. Che dire, io mi ci trovo bene, ve le consiglio, sì. Queste anche quando vanno in offerta le potete trovare ad 1,34 euro, perché spendere di più? No, forse non 1,34 euro, qualcosa in più, perché sono 34. Non mi ricordo, mi sto confondendo, oppure ho detto giusto, però ve le consiglio. Io non ho mai avuto problemi, se vedo che forse ci sono tanti capi colorati o sono nuovi. Ecco, a volte può capitare che ne metta due, solo per paura che mi si scambino i colori, però fondamentalmente metto un solo foglio assorbicolore. Un prodotto che ormai è diventato un mio mai più senza è l'additivo per bucato igienizzante. Quello che sto comprando ultimamente più spesso è quello del marchio Bioform, perché è quello che ovviamente trovo a meno, tipo sull'1,69 euro. Questo era 1,5 litri di prodotto e mi dice, insomma, che rimuove germi e batteri, ma questo qui aveva anche un profumo fiorito. Mi piace, mi sento più sicura, insomma, ritengo che ci sia una pulizia maggiore dei miei indumenti e quindi ve lo consiglio. Vi ripeto, io mi ci trovo bene, funge anche, secondo me, ma credo di sì, da ammorbidente e quindi aiuta anche la funzione dell'ammorbidente, anche questa doppia funzione, oltre ad igienizzare, anche perché questo aveva anche una profumazione fiorita e ve lo consiglio. Ma ora andiamo a tutti i detersivi che questa volta ho utilizzato per lavare
gli indumenti, ecco. Io sono una persona che stagionalizza anche le profumazioni dei detersivi che voglio poi sentire, insomma, sui miei vestiti. Forse vi farò vedere, cioè forse sono l'unica qui sul tubo, insomma, che vi faccio vedere prodotti vintage, ma per fortuna che io abbia questi prodotti vintage, perché veramente sono arrivati alle stelle i detersivi. Ma bando alle ciance. Il prodotto vintage per eccellenza che voglio mostrarvi è il Formil Massilia, questo qui da 3 litri, un formato che non esiste più, ve lo voglio dire. Questo era l'ultimo che io avevo nelle scorte. E che dire, mi piace tantissimo. Questo lo trovavo ad 1,99 euro, quindi ne avevo fatto a grande scorta. A me questo detersivo mi piace tanto, mi ci sono trovata benissimo. Sono di parte perché a me la profumazione di Marsiglia piace veramente tanto. Che dire, lava bene, mi profumava bene i vestiti, top. A me questo è un detersivo che si può trovare da Lidl, non più a questi prezzi, ma che vi consiglio. Poi, altro detersivo super super vintage, anche questo è l'ultimo, lo centellinavo, non lo volevo utilizzare perché so che non l'avrei mai più ritrovato, a meno che spuma di champagne non lo rimetta in gamma. Sto parlando di spuma di champagne a capi delicati con il profumo di violetta orientale. Questo era un formato da 1 litro, che dire, favoloso, una profumazione cremosa, me la vado anche a risentire. Top, veramente, veramente super, super, super top. Buonissima, io spero insomma che rimettano questa profumazione perché è calda, avvolgente, proprio è bello sentire la profumazione insomma sugli abiti di questa violetta orientale, veramente mi piace tantissimo, con spuma di champagne insomma è un amore che ho da anni e vi consiglio insomma questo marchio. Poi un altro marchio col quale mi trovo sempre molto bene è questo di sole, lana e delicati, per lavaggi multicolore, sempre da 1 litro, buonissimo. Anche con sole mi trovo molto bene. Questo qui l'ho utilizzato sia per i capi di lana che per i capi delicati, ma anche per quelli colorati. Top. È un altro prodotto per me, garanzia, profumazione top, mi lava benissimo, quindi sono prodotti, diciamo, che compro e ricompro. Adesso andiamo agli ammorbidenti che ho utilizzato e ne ho utilizzati ben tre. Uno che ero super curiosa di provare perché lo state bocciando tutti insomma, sui vari canali social. Insomma, ho visto che lo state bocciando tutti ed è Soffio d'Oriente di spuma di champagne. Questo, diciamo, è recente, ecco, non è un prodotto vintage e l'ho voluto provare anch'io, 600 ml. Ho lasciato da perdere tutti gli altri perché volevo provare proprio lui, per dare anche la mia recensione. Che dire, a naso questo ammorbidente lo sentite e dite wow, fantastico, ok? Il problema dove sta? Che se utilizzate un detersivo che ha una profumazione bella potente, questo lo sentite veramente poco. Se invece utilizzate una profumazione più delicata come detersivo, lo percepite sempre poco, ma un po' di più. Che ammorbidisce, ammorbidisce, però ecco, non rimane molto sui capi. Quindi mi associo insomma alle altre recensioni e vi dico che
Insomma, ho riscontrato anch'io questo stesso problema perché inizialmente pensavo che dipendesse dalla durezza dell'acqua, ma secondo me è proprio una questione che se viene assolta, è proprio debole, come profumazione è debole, c'è poco da fare, ecco. Ma poi invece i miei due amori, i miei due must have sono Eleonore. Io ho armadi pieni di Eleonore perché è un marchio che se trovo in offerta subito mi accaparro. Veramente li adoro. Il primo che vi voglio mostrare è Ametista e Bouquet Fiorito. Top. Bella profumazione, questi rimangono veramente secondo me. Questi sono i numero, l'ammorbidente numero uno al mondo, veramente. Questi rimangono per giorni, giorni, giorni e giorni sui vestiti. È proprio, è come se metteste un profumo sugli abiti. Quindi con Lenore giocate veramente ad occhi chiusi, ecco. Secondo me sì, i prezzi sono arrivati alle stelle di Lenore. Questo sì, però a me piacciono, quindi se posso togliermelo come sfizio me lo tolgo. Mentre l'altro è Ambra e Gardenia, sempre da 650 ml. Che dire, adoro, adoro perché una profumazione bella, intensa, avvolgente, vi fa stare bene, ecco, quindi straconsigliata anche questa profumazione, ma come vi ripeto, io e Lenore li stramo, ecco. E niente, che dire di più? I prodotti terminati sono terminati. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se abbiamo le stesse opinioni al riguardo per i prodotti che io ho terminato, che cos'altro ovviamente mi consigliate scrivendomelo sotto nei commenti, che a me fa sempre piacere, vi leggo con tanto affetto. Mi scuso, mi voglio scusare se non vi rispondo velocemente, mi voglio anche scusare con i miei amici, diciamo, colleghi, youtuber che ultimamente sembro latitante, non sto guardando molto i vostri video, ma arrivo stanchissima a casa, sto lavorando veramente tanto. Tanti impegni sia di scuola che di vita che mi permettono, diciamo, di fare meno di quanto invece facevo prima, ma mi auguro, insomma, di recuperare perché mi fa piacere, quindi mi voglio scusare, ma sapete che come io ho un attimo libero, veramente lo dedico a voi e ovviamente ai miei colleghi YouTubers, per cui che dire di più? Se vi fa piacere, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciarmi tanti like, tanti commenti, di attivare la campanellina, quindi non dimenticate così da non perdere tutti i miei prossimi video. Vi mando un mega bacio e alla prossima se vi va. Ciao!